Eder. Mac. Pallister. È stato identificato il presunto omicida di Nicola Ladisa, conosciuto come Napoleone e ucciso in via Canonico a Buxabari questa mattina, è il cognato Daniele Musciacchio, 34 anni. L'uomo era stato ucciso da almeno 4 proiettili mentre si trovava in sella al suo scooter, un Aprilia 125, presumibilmente durante una lite con il cognato. Secondo le prime ipotesi, il movente del crimine potrebbe essere legato a una disputa per l'eredità lasciata dal padre della vittima, deceduto nel 2022. Tale eredità comprende alcuni appartamenti, un garage in via Babudri dove la Disa lavorava e un lido balneare a Palese. È giallo intorno alla morte di Giusy Mondio, una 48enne di Acque Dolci, avvenuta lo scorso 23 dicembre. Quel giorno la donna, affetta da fibrosi cistica, si è sentita male ed è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Agata di Militello. La 48enne, giunta in ospedale con una emorragia, era stata dimessa la sera stessa. Dopo qualche ora però, la tragedia. La donna è deceduta infatti proprio poche ore dopo il rientro nella sua abitazione. La famiglia, rappresentata dall'avvocato Nunziatina Grimaldi, del Foro di Catania, ha presentato un esposto alla procura di Patti, chiedendo un'indagine approfondita sul caso. La sostituta procuratrice Antonietta Ardizzone, responsabile del caso, ha ottenuto l'intera documentazione medica e ha incaricato la professoressa Elvira Ventura Spagnolo di condurre un esame medico-legale sul corpo della donna, al fine di determinare le cause del decesso. Triste conclusione della vicenda riguardante la scomparsa di Eugenio Zonca, il 34enne di Nuraminis. Dopo 5 giorni di apprensione, il suo corpo è stato ritrovato senza vita. Il cadavere dell'uomo è stato trovato all'interno di un vecchio casolare abbandonato, non lontano dal paese sulla strada statale 131. La sorella di Eugenio aveva diffuso un appello sui social per chiedere aiuto nella ricerca del fratello, ma purtroppo i suoi sforzi sono stati vani. Attualmente i carabinieri stanno conducendo le indagini per scoprire le cause della morte, senza escludere alcuna pista. Secondo alcuni testimoni, l'uomo era furioso perché doveva andare a pranzo e non poteva fermarsi per i rilievi dell'incidente. Dopo aver prima aggredito verbalmente il conducente dell'auto con cui si era scontrato, ha poi continuato a scagliarsi contro gli agenti della polizia locale con calci e pugni. L'autista del bus del trasporto urbano è stato arrestato per resistenza e lesioni, dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale senza gravi conseguenze questa mattina in via San Rocchino. Tuttavia, dovrà affrontare le conseguenze legali della sua condotta. Domani sarà portato in direttissima, dove il giudice deciderà sulla convalida del suo arresto e su eventuali misure disciplinari nei suoi confronti. La procura di Caltanissetta ha avviato un'indagine e ha ordinato il sequestro della salma di Fabiana Alessi, una 23enne deceduta il 26 dicembre presso l'ospedale di Mazzarino, nella provincia di Caltanissetta. La denuncia è stata presentata dalla famiglia della giovane, madre di un bambino di 3 anni, assistita dall'avvocato Fabrizio Marotta, in seguito a presunte negligenze nei soccorsi prestati alla 23enne. Secondo quanto ricostruito, Fabiana si trovava a casa quando improvvisamente si è sentita male e si è svenuta. Il marito, Simone Barresi, ha subito chiamato il 118 e ha cercato di soccorrere la moglie, ma purtroppo non è riuscita a respirare. Nonostante la loro abitazione si trovasse a soli 200 metri dall'ospedale, sembra che sia stata inviata un'ambulanza non attrezzata per le emergenze. Il medico di turno al pronto soccorso, unico presente in servizio, non poteva lasciare il presidio incustodito, ma avrebbe affidato la situazione al collega della guardia medica che, secondo quanto dichiarato dai familiari della giovane, sarebbe arrivato dopo più di mezz'ora. Nonostante i soccorritori del 118 abbiano effettuato il massaggio cardiaco e tentato di rianimare la ragazza per circa un'ora, è giunta in ospedale ancora in vita ma purtroppo poco dopo è deceduta. Una ragazzina di 15 anni a Pavia ha tentato il suicidio, dopo essere stata stuprata da un uomo di 25 anni, che aveva conosciuto sui social solo pochi giorni prima. I due, entrambi di origine nordafricana, si sono incontrati il 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, alla stazione Porta Garibaldi di Milano e poi si sono recati a Pavia in treno. Qui, l'uomo ha portato la giovane nell'area VUL, sulle rive del Ticino, e l'ha violentata. La ragazza, sotto shock a causa della violenza subita, ha rifiutato il passaggio offerto dall'aggressore per tornare in stazione. «Lasciami qui», gli ha detto quando ormai era calata la sera, «voglio rimanere da sola». Disperata, si è poi gettata nelle acque del fiume con l'intenzione di togliersi la vita.
Tuttavia, una telefonata fatta al 112 prima di compiere il gesto ha permesso ai soccorsi di intervenire in tempo. La polizia, illuminando il fiume con le torce, ha trovato la ragazza vicino al ponte coperto che piangeva e chiedeva aiuto, aggrappata a un ramo nel letto del fiume. Il salvataggio è stato molto complicato, poiché la giovane si dimenava rendendo difficili le operazioni. Inoltre, un agente è finito nelle gelide acque del Ticino rischiando l'ipotermia. Dopo essere stata soccorsa, la ragazzina è stata portata al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stata curata dai medici ed immessa con una prognosi di 2 giorni. Al momento, la polizia sta conducendo le indagini per identificare l'autore della violenza sessuale. Il corpo dell'87enne Antonio Pangrazzi è stato ritrovato dalle squadre di ricerca nel greto del torrente Ventena. Il cadavere è stato scoperto nel primo pomeriggio di giovedì, vicino al casello autostradale di Cattolica San Giovanni. L'uomo era stato trovato riverso in una densa vegetazione, difficile da individuare, ma grazie al fiuto del cane del nucleo cinofilo dei vigili del fuoco, che partecipava alle ricerche, è stato possibile trovarlo. Il magistrato di turno è stato informato del ritrovamento e ha ordinato l'autopsia, mentre il medico legale è intervenuto sul posto per esaminare il cadavere. Il 25 dicembre, dopo il pranzo di Natale, Pangrazzi si era allontanato dalla sua casa per fare una passeggiata, poi era scomparso. Dal carcere di Augusta, in provincia di Siracusa, un uomo ha ingaggiato un sicario per assassinare la sua ex compagna a Benevento. La donna, Rita Taddeo di 32 anni, è riuscita a salvarsi. L'uomo, Nicola Fallarino, 38 anni, già condannato all'ergastolo per omicidio, è stato accusato di tentato omicidio pluriaggravato, porto illegale di arma, tentata estorsione pluriaggravata e rapina pluriaggravata. E gli altri 27 coinvolti sono sotto indagine. I fatti sono avvenuti l'11 novembre scorso, quando la squadra mobile di Benevento è intervenuta in via Ferrara al civico 2/B. Una donna sanguinante giaceva sulle scale, davanti al suo appartamento. In ospedale è stata diagnosticata una frattura chiusa della volta cranica, causata da un proiettile conficcato nella fronte. La vittima ha raccontato agli investigatori di essere stata sorpresa da un sicario, che le ha sparato da vicino. Mentre fingeva di essere morta, il killer è entrato nel suo appartamento e ha rubato i suoi telefoni cellulari e 2000 euro. Le telecamere di sorveglianza della zona hanno ripreso il killer che fuggiva a bordo di uno scooter, rubato a Napoli qualche giorno prima, e poi nascosto a Benevento. È stato rinvenuto e sequestrato un bossolo di calibro 6,35, estratto dalla fronte della donna che ha subito un tentativo di omicidio. Inoltre, sono stati trovati 2 telefoni cellulari danneggiati vicino alla sua abitazione, presumibilmente per distruggere prove. Successivamente, l'analisi forense dei dispositivi ha permesso di recuperare importanti messaggi, che dimostrano chiaramente come l'indagato, Fallarino, avesse pianificato di attentare alla vita della sua ex compagna, già da diversi giorni prima del tentato delitto. Questo a causa della sua incapacità di accettare la fine della loro relazione, oltre alla nuova relazione che la donna aveva intrapreso. Fallarino aveva anche espressamente richiesto che la donna lasciasse l'appartamento, in cui vivevano insieme, e il bar che lei gestiva da tempo, che lui considerava come sua proprietà. Nel corso dei messaggi, la minaccia era ripetuta costantemente, le avrebbe fatto sparare, avrebbe dato fuoco a tutto ciò che lei e la sua famiglia possedevano, e avrebbe creato una situazione tale, da costringerla a lasciare Benevento. Le intercettazioni su più utenze utilizzate da Nicola Fallarino, anche durante la sua detenzione, hanno rivelato che, nonostante il fallimento del suo piano punitivo, continuava a vantarsi di avere la possibilità di far uccidere chiunque, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, grazie alle sue numerose amicizie acquisite anche in carcere. Le minacce di morte erano rivolte anche ai nuovi presunti compagni della donna e a chiunque si schierasse dalla sua parte. Inoltre, un uomo agiva per conto di Fallarino, tenendo sotto controllo i suoi movimenti e le sue frequentazioni, e installando un sistema di videosorveglianza al bar, collegato al suo cellulare, per monitorare l'attività commerciale. Sono state eseguite perquisizioni personali, locali e informatiche, con il sequestro di materiale nei confronti di 28 indagati residenti nella provincia di Benevento, 2 detenuti presso la locale casa circondariale e 10 detenuti ad Augusta. Durante le perquisizioni, sono stati sequestrati 3 telefoni cellulari nel carcere di Augusta. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!